Roberto Alicandri e poi dopo Rosario Altieri che ha chiesto di anticipare. Tanto come andate sul sicuro, io vado abbastanza veloce. Avrei voluto rispondere un po' prima, ma so che comunque è rimasto qualcun altro dei repubblicani, laici, liberali, eccetera, che vogliono entrare nel Partito Democratico. Io tempo addietro, come segretario o comunque rappresentante del PRI giù a Nettuno, andai invitato all'allora congresso costituente del Partito Democratico e leggendo le varie mozioni c'era in tutte un grande sbandieramento di laicità impressionante, anche nelle liste nella lista che adesso ha fatto la Bindi, ma in tutte è fantastico, veramente fantastico, soltanto che non riescono mai a dire qualcosa alla gente di questo qua, perché in realtà non ci credo, non c'è niente lo spazio per essere laici lì dentro. Lo spazio per essere laici dentro alla Margherita, lo sa, forse se ne sarà accorto Bianco, non lo so, forse prima o poi se ne accorgerà, non c'è. Zanone, uguale, non esiste. Loro tentano di rifare un grande contenitore che può somigliare alla Democrazia Cristiana o quello che possa essere, senza la minima idea di poter coniugare ciò che era l'ex PC con la Democrazia Cristiana. È impossibile, scoppierà. Non può non scoppiare, e noi non gli possiamo che augurare di scoppiare. Noi, da laici, non possiamo che augurargli ciò. È un aborto. Soprattutto noi, che rimaniamo fermamente convinti che si possa, in democrazia, essere favorevoli all'aborto, alla legge 40, contro la legge 40, all'eutanasia. Tutto ciò, nessuno ne parla più. Noi dobbiamo, anche alzando i toni, non mi ricordo chi è che ha detto abbassiamo i toni, no, io i toni li voglio alzare, perché quando ho fatto sul referendum nel mio comune il manifesto mettendo la faccia in cui diciamo che eravamo contro quel tipo di ragionamento e a favore del referendum con il sì, qualcuno i toni li ha alzati contro di me, perché ha fatto un manifesto altrettanto con la mia foto con scritto ecco il dottor Mengele. Quindi i toni non li alzo io, ma allora alzo le mani tra un po'. Allora il discorso è questo, una figuraccia barbina l'ha fatta la Sbarbati e non ce lo dobbiamo nascondere. Chi se n'è andato dall'MRE non è soltanto un caso, l'MRE non può esistere più, perché se qualcuno vuol fare il repubblicano nel centro-sinistra è giusto, io l'ho fatto anche nel PRI perché nel mio comune comunque mi sono spostato di là e ho fatto come mi pareva, però nel momento in cui la Sbarbati due mesi fa ci dice che i repubblicani della sicurezza non possono entrare nel Partito Democratico perché di qua e di là, poi non fa neanche un consiglio nazionale, fa una cosetta alla chitichella e dice ok, da oggi siamo nel Partito Democratico, però neanche mi candido perché lascio il posto. Ma va ramengo, cioè ma chi te crede? Diciamoci la verità. Lo stesso ragionamento è per Ossoni, a me dispiace, Peppino è un amico, però ha fatto la stessa porcheria. Queste sono posizioni di potere che a noi non devono interessare. Noi dobbiamo costituire un grande partito liberal democratico sui progetti, sulle idee, e dobbiamo crederci fino in fondo, non perderle per posizioni di potere, perché questo è il vero problema di quest'area. Noi non dobbiamo permettere che nessuno le svenda per posizioni di potere. Faccio un ultimo piccolo ragionamento. Ieri è uscita su Repubblica, è un tant'anno che è uscito, io sono iscritto alla newsletter dei radicali, tanto tra laici un pochino ci si capisce, e c'era un bellissimo articolo. Lo Stato italiano dà allo Stato Vaticano ogni anno, tra 8 per 1000, eccetera, 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 mancati incassi, 4 miliardi di euro. 4 miliardi di euro. Quest'anno lo Stato italiano farà una finanziaria da 10 miliardi di euro. Cioè vuol dire che abolendo il Vaticano noi pagheremo il 50% delle tasse.